Nasce dall'idea di Francesco Coscolici, un parrucchiere da cui io vado da una vita, quindi mi ha seguito durante la mia chemioterapia, la mia prima crescita dei capelli, l'angoscia di essere mala combinata e di aggiustarlo, dalla sua volontà anche ad un'altra sua amica che lui ti potrà raccontare. Che ha avuto lo stesso problema e si vergognava ad andare in giro e del fatto che lui lavora con le donne da una vita e ha voluto rendersi utile nel fare qualcosa di rendere le donne più belle durante la chemioterapia. Io credo che questo progetto che parte oggi sia unico. Oggi ci sarà il primo taglio. Sia unico in tutto il mondo per come si svolgerà. Ecco, come si svolgerà. In realtà verrà questo quando, durante la chemioterapia, cominciano a crescere i capelli, la donna può venire tramite noi con il numero che è del centro Amazzone, può venire qui e noi prendiamo l'appuntamento e lui comincerà a aggiustare il taglio e man mano che i capelli cresceranno continuerà ad aggiustare il taglio fino a quando i capelli cresceranno e si potrà fare un taglio completo, dopodiché la paziente è libera di andare dove vuole. Tutto questo gratuitamente, devo dire, è un gesto bellissimo da parte di Francesco Coscolici perché ed è un altro piccolo dono che si aggiunge al centro Magione, alle cose che ci vengono date. Più cose ci vengono date, più cose non daremo, più potremmo dare un sorriso ad una persona, più saremmo felici di dare un sorriso. Nasce dall'esigenza che notavo con delle mie clienti che non levavano il turbante o non levavano la parrucca. Tramite qualche cliente ho tolto la parrucca, abbiamo fatto il taglio e sono rimasti molto soddisfatti. Da là poi passavano a volere colorare anche i capelli, che noi adoperiamo delle tinture molto delicate che non hanno la resorcina e rimanevano contenti. Per qualcuno che poi non andava bene, facevamo anche l'ennè. Non, lo ritengo veramente quasi fondamentale perché dà un coraggio che in genere viene a mancare quando si è malate di cancro.